Vediamo un'altra situazione un pochino diversa. Qui ho sempre lavorato con oggetti che rimangono allo stesso livello. Non si avvicinano né si allontanano dalla camera. C'è un problema se sto lavorando su un tavolo per fare questo effetto. Allora, facciamo un altro esempio. Creiamo un nuovo filmato. In questo filmato vorrei avere un pallone che si avvicina alla camera, come se arrivasse in faccia agli spettatori. Per farlo, ho creato 4 palloni. Uno piccolo, uno un po' più grande, uno ancora più grande e un pallone molto grande. Avendo gli oggetti di diverse dimensioni, potrò simulare il loro avvicinamento alla camera. Quindi abbiamo un pallone qui, magari gli diamo un attimino di movimento, poi si avvicina e diventa più grande, diventa ancora più grande, e infine diventa grandissimo. Mi arriva quasi addosso e posso anche gestire l'ultimo passaggio avvicinandolo effettivamente alla camera. Andrà un pochino fuori fuoco, ma va benissimo perché si sta avvicinando alla camera. Anche in questo caso torno all'inizio, vediamo l'effetto. Ecco, ho un pallone che scorre di fianco alla camera avvicinandosi. Quindi posso lavorare con pupazzi, oggetti di diverse dimensioni per creare diversi livelli di avvicinamento. Vi mostro alcune opzioni importanti di questa app. La prima è come regolare la messa a fuoco. Si trovano qui, ci sono diverse opzioni. Io posso gestirle in maniera automatica o manuale, ma posso decidere il livello di messa a fuoco, quindi avere un'immagine sfocata oppure a fuoco come su una macchina fotografica. L'altra opzione molto importante riguarda invece la quantità di immagini al secondo. La stop motion è una sequenza di immagini. Normalmente al cinema noi vediamo 25 immagini al secondo, che sono tantissime. Per fare 4 secondi di video dovremmo fare 100 scatti. Per avere una buona animazione che funziona anche se non è del tutto fluida, ma riesce a raccontare una storia, ci bastano in realtà 8, anche 6 o 5 immagini al secondo. Posso nell'app definire il numero di immagini al secondo nelle impostazioni. Chiaramente un filmato che ha solo 3 o 4 immagini al secondo sarà molto scattoso, ma se lavoro con degli omini Lego, ad esempio, può essere anche simpatico, mentre un filmato che abbia 12, 15 o 20 immagini al secondo sarà estremamente fluido. Bene, a questo punto avete tutti gli strumenti necessari per iniziare a raccontare la vostra storia e potete farlo con qualunque oggetto. Potete lavorare con i turaccioli, con le cose di riciclo che avete in casa, con gli omini di Lego, con tutto quello che vi viene in mente, e tutto potete animarlo grazie alla stop motion.